tornare al successo dopo la sconfitta dello scorso sabato a Montesilvano contro la Nobel Boys. Questo è l'obiettivo del Sulmona Futsal, che quest'oggi ospita qui al palazzetto dell'Incoronata l'Atletico Celano, calcio a 5. In questo momento c'è stato l'ingresso in campo delle due squadre. Il Sulmona Futsal, come detto, viene dalla sconfitta contro la Nobel Boys. Il saluto tra le due formazioni che si affrontano per la quinta giornata di andata del girone A del campionato di Serie C2 di calcio a 5. Vediamo i quintetti iniziali. Il Sulmona Futsal partirà con questi 5: Silvestri, Notaro Andrea, Petrella, Ruscitti e Veneziale, mentre l'Atletico Celano con Morgante, Di Summo, De Turris, Contestabile, Vicaretti. Benjamin Fonte, il tecnico del Sulmona Futsal, mentre Piero Taccone, l'allenatore dell'Atletico Celano, dirige il confronto quest'oggi. Giulia Antoniani della sezione di Pescara. Tra un po' dunque partirà questo confronto tra il Sulmona Futsal, che dopo la sconfitta di sabato scorso ha perso la vetta. La nuova capolista di questo girone è la Nobel Boys con 10 punti, Sulmona in seconda posizione a 9 punti contro la Sportmania, mentre l'Atletico Celano occupa la quinta posizione in graduatoria generale. Dunque partiti proprio in questo momento con il Celano che in possesso di palla. C'è subito il recupero del Sulmona, Petrella, l'appoggio per Notaro Andrea, da questi a Ruscitti. Oggi nel Sulmona Futsal è assente per motivi familiari Krasnici. Ruscitti, ancora Ruscitti, prova a mantenere il possesso di palla, il tocco per Veneziale. Veneziale, attenzione, si accentra, l'apertura per Notaro Andrea, prova questa conclusione con pallone che finisce fuori, nulla di fatto in questa circostanza con l'Atletico Celano, che ora può ripartire in possesso di palla la formazione marsicana. Celano con Di Summo, ancora la formazione celanese che avanza, attenzione, c'è il suggerimento per Vicaretti e adesso può ripartire il Sulmona Futsal con Capitan Petrella. Il tocco per Ruscitti, l'apertura di Ruscitti per Notaro Andrea, ecco, è Veneziale, Ruscitti, Ruscitti, attenzione, palla in avanti per Veneziale. Ha provato a controllare il pallone che è finito in out e si riprende così con l'Atletico Celano. Punteggio ancora fermo sullo 0-0 quando sono trascorsi i primi istanti di questo match, match casalingo per il Sulmona Futsal, gara che si gioca appunto qui al palazzetto dello sport Nicola Serafini, località Incoronata Sulmona. Adesso il Sulmona con Ruscitti, l'apertura per Veneziale, Notaro Andrea, ancora Notaro Andrea, prova questo passaggio che però non gli è riuscito e adesso è l'Atletico Celano in possesso di palla. Avanza la formazione marsicana, c'è questo suggerimento e poi la conclusione, conclusione da parte di Vicaretti con palla che finisce in out. E riparte così il Sulmona Futsal con Veneziale, lo scambio con Notaro Andrea, da questi a Petrella, in avanti per Notaro Andrea, alle prese con due diretti concorrenti, perde il controllo di palle, poi c'è il fischio del direttore di gara, ricordiamo Giulia Antonini della sezione di Pescara, quando siamo al terzo minuto nel corso di questo primo tempo. Punteggio ancora fermo sullo 0-0 tra Sulmona Futsal e Atletico Celano, calcio a 5. Adesso la palla finisce in out. Alla rimessa in gioco la formazione celanese, Contestabile, attenzione, Contestabile, palla in avanti e poi prova questa conclusione Contestabile con pallone che finisce fuori.
nulla di fatto in questa circostanza, punteggio che è sempre fermo sullo 0-0 qui al palazzetto dello sport di Sulmona. Riparte la formazione biancorossa con Ruscitti, ancora Ruscitti, l'appoggio per Veneziale, il tocco per Petrella, in avanti per Veneziale, palla che finisce in out. E riparte adesso l'Atletico Celano con la palla che è stata rimessa in gioco dall'estremo difensore Morgante. Avanza il Celano, attenzione, poi prova a riconquistare palla la formazione marsicana, ma c'è il Sulmona che recupera. Avanza il Sulmona con Ruscitti, viene ostacolato Ruscitti, ora nel tentativo di recupero ci riesce ottimamente Ruscitti. L'intento era quello di servire Notar Andrea, ma c'è la ripartenza dell'Atletico Celano. Avanza l'Atletico Celano, poi pallone colpito da Vicaretti, è finito in out e si riprende con la rimessa in gioco eseguita prontamente dal Sulmona. Petrella, l'appoggio per Ruscitti, Ruscitti, attenzione, palla in avanti recuperata dalla formazione marsicana. Atletico Celano ora, il suggerimento per Di Summo, ancora il Celano, adesso con contestabile il suggerimento per Vicaretti, il recupero del Sulmona con Veneziale che ha avuto un po' di difficoltà, ma adesso è Ruscitti, prova questa conclusione, pallone che viene ribattuto, c'è il recupero dell'Atletico Celano, attenzione, l'Atletico Celano prova questa iniziativa con il tiro di contestabile, nessun problema per l'estremo difensore Silvestri. Adesso è Veneziale, punteggio sempre di 0-0 qui al palazzetto dello sport di Sulmona. Ora è Veneziale, Veneziale poi non riesce questo passaggio per Caputo, e così riparte l'Atletico Celano, calcio a 5, attenzione Vicaretti, Vicaretti, il servizio per contestabile, ancora il Celano, ora è contestabile, l'apertura per Vicaretti, ancora in possesso di palla la formazione marsicana, attenzione, poi c'è il recupero del Sulmona e l'assist di Ruscitti per Veneziale che supera un avversario, ancora Veneziale in possesso di palla, c'è poi questa conclusione con il pallone che è stato intercettato da Morgante, nulla di fatto, sempre 0-0 con il Celano ora in possesso di palla. Avanza la formazione marsicana, il suggerimento per Di Summo, ancora Di Summo, avanza il Celano, il tocco indietro per l'estremo difensore Morgante, palla in avanti, palla che si perde in out e quindi sarà rimessa in gioco dalla formazione sulmonese con Veneziale che ha servito Caputo. Ora suggerimento per Veneziale che riesce, anzi no, il pallone è terminato fuori e così si riprende con la rimessa in gioco da parte del Celano. Pompili, c'è stato questo passaggio, poi è De Turris, De Turris, palla in avanti per Vicaretti, ancora Vicaretti, pallone che è finito in out, rimessa in gioco per il Celano eseguita in questo momento De Turris, poi c'è questo passaggio, attenzione, ora aveva provato a rubar palla al suo diretto concorrente degli esposti, ora è il Celano che manovra palla. Gara fino adesso equilibrata tra Sulmona Futsal e Atletico Celano, calcio a 5. Attenzione poi, palla che finisce fuori. Quando siamo giunti esattamente al 8° minuto nel corso di questo primo tempo. 0-0 il punteggio tra Sulmona e Celano. Ed ecco il Sulmona con Veneziale. Veneziale si libera di un avversario, prova questa conclusione, pallone che è stato deviato in angolo e quindi seguiamo gli sviluppi di questo corner che è stato eseguito, ora è Ruscitti, pallone ribattuto
e si riprende così con questa rimessa in gioco da parte della formazione biancorossa con Veneziale. L'appoggio per Caputo, ha un po' di difficoltà, ha perso il controllo di palla Caputo, pallone che è terminato in out, rimesso prontamente in gioco dalla formazione celanese. Sempre 0-0 il punteggio qui al Palasport dell'Incoronata di Sulmona. Palla che viene mandata in avanti e finisce fuori. Intanto abbiamo la possibilità di vedere anche i sostenitori della formazione biancorossa sistemati quest'oggi in curva. Degli esposti, l'appoggio per Ruscitti, ancora la formazione sulmonese, Caputo, Ruscitti. Ruscitti viene attaccato, palla che finisce in out, rimessa in gioco, eseguita prontamente dal Sulmona. Caputo, il tocco per degli esposti da queste a Ruscitti. Ancora Ruscitti, l'apertura per Liberatore da questi a Caputo. Caputo, l'appoggio per Ruscitti, ora è Veneziale. Ancora il Sulmona che avanza, Veneziale. Tocco per il Liberatore, poi è Caputo, Veneziale, Veneziale in avanti per Ruscitti, l'assist in mezzo però, nulla di fatto, palla che è terminata successivamente fuori quando siamo giunti al minuto 11 nel corso di questo primo tempo, sempre 0-0 il punteggio tra Sulmona Futsal e Atletico Celano calcio a 5. Avanza la formazione di casa con Ruscitti, lo scambio con Veneziale, attenzione da questi al Liberatore, pallone che viene intercettato da un giocatore dell'Atletico Celano, palla che finisce fuori, attenzione, poi è l'Atletico Celano che prova a ripartire, ci riesce, e ora c'è l'anticipo ottimo da parte di Ruscitti che viene fermato fallosamente, calcio di punizione. Primo intervento falloso commesso dall'Atletico Celano calcio a 5. 1-1 il numero di falli. Calcio di punizione che si appresta a battere il Sulmona con Alessandro Ruscitti. Fischia il direttore di gara. L'appoggio di Ruscitti per Veneziale, poi è Caputo. Ancora Caputo, lo scambio con Liberatore da questi a Veneziale. Caputo, Veneziale. Attenzione, poi c'è il recupero dell'Atletico Celano di Summo. Avanza la formazione marsicana. Ancora il Celano, attenzione, pallone conquistato ora dal Sulmona con Caputo. Prova a ripartire la formazione biancorossa, palla che finisce in out. Adesso il Celano con De Turris di Summo. Pallone che viene mandato in avanti al controllo Vicaretti. Pallone che è terminato successivamente in out. Dunque si riprende con questa battuta eseguita dal Celano, ma adesso è il Sulmona che prova a tornare in possesso di palla. Lotta Liberatore. Intanto viene chiesto un time out e quindi si ferma il tempo quando siamo al 13° minuto nel corso di questo primo tempo, punteggio che è sempre fermo sullo 0-0, gara molto tirata fino a questo momento, a prevalere è l'equilibrio tra il Sulmona Futsal e l'Atletico calcio a 5. Adesso le due squadre sono a dialogo con i propri allenatori. Benjamin Fonte, tecnico del Sulmona Futsal, e Piero Taccone, allenatore dell'Atletico Celano. Finito il time out, si può ripartire così per continuare questo primo tempo. Si riparte con il punteggio che, ricordiamo, è sempre fermo sullo 0-0.
Adesso il Sulmona con Caputo, pallone che è stato toccato da un giocatore dell'Atletico Celano ed è finito in out. Adesso il Sulmona con Caputo, l'appoggio per Liberatore, poi è Caputo, palla che finisce in out. E quindi c'è la rimessa in gioco. Rimessa in gioco da parte dell'Atletico Celano. Avanza la formazione marsicana con Di Summo. Palla che viene mandata in avanti e conquistata da Vicaretti, ma sbaglia Vicaretti. Il recupero del Sulmona con Caputo. L'appoggio per Veneziane. Sblocca il risultato. Sblocca il risultato il Sulmona con Veneziane. Gol al 14esimo minuto. Passa in vantaggio così la formazione di Benjamin Fonte con Veneziale, ricordiamo secondo nella classifica cannonieri del girone A della Serie C2. Con questa rete Veneziale raggiunge quota 8 gol. Punto di forza di questa squadra, come intanto attenzione, palo, colpisce il palo, adesso discutono Caputo e Silvestri, colpisce il palo il Celano. C'è stato un attimo di indecisione tra i due giocatori del Sulmona. Palo colpito dal Celano quando siamo al 15esimo minuto. Adesso è il Celano che prova questa reazione con pallone che termina in out, ancora battuta dall'angolo per la formazione marsicana. Ricordiamo il punteggio 1-0 adesso per il Sulmona Futsal in virtù del gol messo a segno poco fa da Veneziale. Colpisce di testa Caputo, pallone che finisce in out e quindi si riprende con questa rimessa in gioco per l'Atletico Celano con Di Summo. Pompili, lo scambio con Di Summo, pallone che è terminato fuori, rimesso in gioco da Pompili ed ecco Pompili che riceve nuovamente il pallone. Adesso c'è la rimessa in gioco da parte del Sulmona. Sulmona con Caputo, lo scambio con Petrella, l'1-2, avanza Petrella, Petrella prova la conclusione con pallone che è stato respinto dall'estremo difensore Morgante, iniziativa così del Sulmona Futsal. Intanto vediamo anche il pubblico presente qui al Palasport dell'Incoronata. E ci auguriamo sempre più pubblico a seguire le gare interne del Sulmona Futsal, una realtà importante della città di Sulmona e della Valle Peligna che sta disputando questo campionato in maniera dignitosa. Intanto il numero 9 dell'Atletico Celano contestabile con pallone che è finito fuori. Sulmona che conduce per 1-0. Rete di Veneziale al 14esimo minuto. Adesso è Ginnetti, lo scambio con Liberatore. Caputo, pallone respinto da Pompili e finito in out. Si riprende così con il Sulmona in possesso di palla con Ginnetti, attenzione poi, palla che finisce fuori. La rimessa in gioco il Celano che avanza in questo momento. Liberatore prova a rubar palla al giocatore dell'Atletico Celano, si trattava di Summo. Adesso è contestabile la conclusione con pallone che finisce fuori.
nulla di fatto per l'Atletico Celano, punteggio che è sempre di 1-0 per il Sulmona Futsal grazie al gol al 14esimo minuto di Veneziale. Adesso è il Sulmona con Caputo, lo scambio con Ginnetti, avanza Ginnetti, l'appoggio per Petrella, Sulmona ancora in possesso di palla, Petrella, lo scambio con Caputo, da questi a Ginnetti, attenzione, viene attaccato Ginnetti, poi prova l'inserimento Rondoni, pallone che è stato conquistato da Silvestri, poi Petrella, da questi al liberatore, ora è Caputo, Ginnetti, ancora Ginnetti in avanti per liberatore, ha avuto un po' di difficoltà ad avanzare, pallone che comunque è terminato in out, lo controlla il Sulmona adesso con Ginnetti, ancora Ginnetti, lo scambio con Petrella, da questi a Caputo, Ginnetti, ancora Ginnetti, attenzione, lo scambio con liberatore, giostra palla la formazione sulmonese, Caputo, Ginnetti, Caputo, Petrella, Ginnetti, prova questa conclusione sulla ribattuta, ancora Ginnetti, con pallone che finisce fuori, buon possesso di palla da parte del Sulmona Futsal, conclusione provata da Ginnetti, adesso è l'Atletico Celano De Turris, c'è questo scambio, ancora De Turris che riceve palla, poi è contestabile, il Sulmona fa pressione, riesce a recuperare ottimamente il pallone, liberatore, poi sotto porta Petrella, pallone che è stato respinto da Morgante, ottima iniziativa creata dal Sulmona, adesso la ripartenza dell'Atletico Celano con pallone che finisce successivamente fuori. Sempre 1-0, ricordiamo il punteggio per il Sulmona Futsal, decide al momento la rete di Giuseppe Veneziale. Ora il Celano con Rondoni, contestabile. Ancora Celano in possesso di palla e poi Veneziale, ottimo l'anticipo, avanza la conclusione di Veneziale parata ottimamente da Morgante. Ora prova ad avanzare il Celano con De Turris, l'opposizione di Caputo, riparte così la manovra del Sulmona, Ginnetti, 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 lo scambio con Caputo. Caputo prova questa conclusione, c'è stata la deviazione, è così, battuta dall'angolo per il Sulmona Futsal quando siamo al minuto 21 di questo primo tempo. Intanto la palla è terminata in out, oltre la linea, e così si riprende con questa rimessa in gioco per il Celano. De Turris prova a servire davanti, contestabile, l'appoggio di nuovo per De Turris, e ora il Celano che prova ad avanzare, non controlla Di Summo, e così il Sulmona adesso con Veneziale, si aggiusta il tiro, prova la conclusione, ancora un ottimo intervento da parte di Morgante, poi ci prova con questa conclusione Petrella. E adesso il Celano con Del Vecchio, Del Vecchio, attenzione, sulla ribattuta l'intervento di contestabile, ancora contestabile, il Celano ora poi, e c'è il tocco di Veneziale, la chiusura di Veneziale con pallone che è finito in angolo, intanto poi c'è la conclusione da parte di Rondoni parata da Silvestri. E ora il Sulmona con Ginnetti, Petrella, Petrella, poi pallone deviato in out da contestabile, pallone rimesso in gioco dal Sulmona da Ruscitti, ora Ruscitti servito da Veneziale, lo scambio con Veneziale, perde palla il Sulmona, prova a ripartire il Celano ma il Sulmona
è pronto a tornare in possesso di palla. Petrella. Qui non si intendono i giocatori del Sulmona, pallone che finisce in out adesso. Il Celano in possesso di palla, attenzione poi Ruscitti. Rimette il pallone in gioco servendo Petrella da questi a Veneziale. Ora Ruscitti, lo scambio con Petrella, l'appoggio per degli esposti, ora Ruscitti. Veneziale. Il tocco di degli esposti, ma non è riuscito ad intervenire. Successivamente Veneziale, pallone che si perde poi fuori. Rimesso in gioco dall'Atletico Celano. Avanza il Celano con Del Vecchio. E poi contestabile. Il tocco indietro per Rondoni. Prova ad avanzare ancora il Celano, attenzione a Rondoni. Rondoni in avanti per Del Vecchio. Intanto c'è stato il fischio del direttore di gara perché il gioco viene fermato per un time out quando siamo al 24esimo minuto nel corso di questo primo tempo. 1-0 per il Sulmona Futsal, gol al 14esimo minuto da parte di Giuseppe Veneziale. Con questa rete Veneziale raggiunge quota 8 gol nella classifica cannonieri e dunque Veneziale si trova nelle posizioni di vertice della graduatoria dei marcatori del girone A del campionato di Serie C2. Stiamo per assistere così a questa parte finale del primo tempo qui al Palasport dell'Incoronata tra Sulmona Futsal e Atletico Celano, calcio a 5, punteggio ripetiamo di 1-0 per il Sulmona Futsal con la rete di Veneziale, quindi sta per ripartire il match, si riparte in questo momento, attenzione poi a Del Vecchio, prova questa iniziativa Rondoni. Con pallone che è stato deviato in out, dunque battuta da parte della formazione celanese. Del Vecchio, lo scambio con contestabile. Ancora il Celano, c'è il recupero del Sulmona con Ruscitti, ora è Veneziale. Degli esposti, poi è Petrella. Petrella l'appoggio per Veneziale, poi Ruscitti. Ora ancora il Sulmona, attenzione, c'è il recupero del Celano con Morgante, può ripartire la manovra della formazione celanese, attenzione palla in avanti, ora palla che finisce successivamente fuori, alla rimessa in gioco Ruscitti, lo scambio con Veneziale da questi a Petrella, Petrella in avanti per Veneziale che però si fa sfuggire il pallone. Ultimi 5 minuti di questo primo tempo. Adesso è il Celano con Rondoni. Viene servito ancora Rondoni. Pallone in avanti, attenzione. C'è il recupero del Sulmona con Ruscitti. Poi è degli esposti. Palla che finisce fuori. Palla che finisce troppo in avanti rispetto a dove si trovava Petrella. E ora riparte l'Atletico Celano. Avanza ancora la formazione marsicana De Turris. Attenzione palla in avanti, prova per De Turris. Su di lui degli esposti. Autore di questo intervento con palla che poi è finita in out. E adesso è Del Vecchio. Indietro per il proprio portiere Morgante. Prova ad avanzare l'Atletico Celano, attenzione ora, e poi non riesce ad approfittarne Del Vecchio, riparte così la manovra del Sulmona. Ruscitti, entrato anche D'Alessandro che segue questo passaggio per
degli esposti, ora è Ruscitti, Veneziale. Veneziale alza questo pallone per servire Ruscitti. Battibecco adesso tra Ruscitti, un giocatore dell'Atletico Celano. Intanto vanno avanti queste discussioni. E sono gli stessi giocatori dell'Atletico Celano a calmare Ruscitti. E così dopo queste discussioni si può riprendere ora, quando siamo al 28esimo minuto, c'è questa battuta che segue proprio Ruscitti. Adesso è D'Alessandro, attenzione poi. Pallone che finisce all'estremo difensore del Sulmona Silvestri. Degli esposti Veneziale. Ruscitti, Veneziale. Palla che finisce fuori, non prosegue dunque l'azione del Sulmona Futsal in questa circostanza. Ora riparte la manovra dell'Atletico Celano. Del Vecchio, ancora Del Vecchio, lo scambio con Contestabile, ancora Contestabile in possesso di palla, attenzione poi. C'è questa iniziativa con Contestabile che si trovava in avanti, ma riparte ora il Sulmona con Ruscitti che poi perde il controllo di palla. Poteva essere una buona opportunità per la formazione sulmonese. La conclusione degli esposti, attenzione, poi ci prova Veneziale. Con palla che finisce in out, 28 minuti e 30 secondi giocati qui al Palazzetto dello Sport dell'Incoronata. Sempre 1-0 per il Sulmona. Adesso è l'Atletico Celano che ci prova con Del Vecchio. Su di lui Alessandro Ruscitti che commette questo intervento falloso. Calcio di punizione così per l'Atletico Celano, calcio a 5. Calcio di punizione che si appresta a battere Del Vecchio. Fischia l'arbitro, la battuta di Del Vecchio, il pallone respinto da Ruscitti e conquistato poi da degli esposti, l'apertura per Veneziale. Il tiro potente di Veneziale con palla che finisce fuori. Manca così questa opportunità per raddoppiare il Sulmona. Adesso sul capovolgimento di fronte, Contestabile con palla che finisce in out. E sono questi gli ultimi tentativi delle due squadre in questo primo tempo che sta per concludersi. Veneziale, l'appoggio per Ruscitti. Ancora il Sulmona, attenzione. Palla mandata in avanti da degli esposti, recuperata ora dall'Atletico Celano. Contestabile, Del Vecchio, palla che è terminata in out. Vediamo la rimessa in gioco e del Celano. Scafati, in questo momento c'è il fischio finale del primo tempo, le due squadre vanno al riposo, al termine del primo tempo che si conclude con il vantaggio per 1-0 del Sulmona Futsal con rete di Veneziale al 14esimo minuto. A tra poco per il secondo tempo di questa partita. Sta per partire il secondo tempo dopo l'1-0 del primo tempo, 1-0 per il Sulmona Futsal con rete di Veneziale al 14esimo minuto. Giulia Antoniani di Pescara ha dato il fischio d'inizio per questo secondo tempo. Vedremo dunque cosa accadrà in questa seconda parte del match tra Sulmona Futsal e Atletico Celano. E il Sulmona in possesso di palla. Ancora la formazione sulmonese, attenzione, palla che viene mandata in avanti per Caputo, prova questa conclusione con pallone che finisce fuori.
Nulla di fatto in questa circostanza e dunque si riprende adesso con il Celano in possesso di palla con contestabile l'appoggio per De Turris. Ancora la formazione celanese, il suggerimento per contestabile, indietro per Di Summo, pallone recuperato dal Sulmona con Caputo che avanza in questo momento, attenzione alla conclusione, sfugge il pallone al portiere, ora è Ruscitti, lo scambio con Veneziale, da questi a Petrella, pallone in calcio d'angolo. Corner da parte della formazione biancorossa, la conclusione di Veneziale con pallone che finisce di poco in out. Sempre 1-0 per il Sulmona Futsal, adesso la formazione sulmonese che prova a recuperare, ci riesce Veneziale, avanza Veneziale, lo scambio con Caputo, da questi a Ruscitti, Ruscitti, l'appoggio per Veneziale, mantiene il possesso di palla, la formazione biancorossa, Caputo, lo scambio con Liberatore, ora Veneziale, Caputo, Liberatore. Liberatore in avanti per Ruscitti, attenzione l'opposizione dell'estremo difensore Morgante con pallone che finisce in out e quindi battuta dall'angolo eseguita in questo momento, pallone però recuperato dall'Atletico Celano. Avanza la formazione marsicana, pallone per contestabile, c'è l'avanzata del numero 3, poi il pallone è in possesso del numero 10 Vicaretti, ma ora riparte il Sulmona, attenzione poi Ruscitti, pallone ribattuto. Nulla di fatto in questa circostanza. Ora Vicaretti, Vicaretti per l'Atletico Celano, attenzione Vicaretti, poi l'intervento dell'estremo difensore Silvestri. Celano con Di Summo, Di Summo lo scambio con contestabile, ora De Turris, Vicaretti riesce a rubar palla ottimamente il Sulmona, poi c'è questo fallo e quindi primo fallo con cartellino giallo per Vicaretti, ammonizione per il numero 10 Vicaretti al quarto del secondo tempo. L'appoggio per Caputo, da questi al Liberatore, attenzione Liberatore, poi è Ruscitti, Ruscitti prova a liberarsi di più avversari, pallone ribattuto, ancora Ruscitti, ora è Petrella, la conclusione con pallone che finisce alto. Riparte ora l'Atletico Celano, attenzione il recupero della formazione biancorossa. Caputo, ancora Caputo, l'appoggio per Veneziale. Ancora il Sulmona con Liberatore, Veneziale, poi a porta vuota, fallisce incredibilmente Caputo. A porta sguarnita, manda in out Caputo quando siamo al quinto minuto di questo secondo tempo. Il Sulmona Futsal manca così l'opportunità del raddoppio. Adesso c'è la conclusione con palla che finisce in rete, non è riuscito a respingere il pallone Silvestri, gol da parte di Di Summo, gol da parte di Di Summo per l'1-1, è proprio il caso di dire gol mancato, gol subito, rete al quinto minuto da parte di Summo, con l'Atletico Celano che riesce ad ottenere il pari. E adesso vedremo la reazione del Sulmona, attenzione poi a Veneziale, lo scambio con Ginnetti, Liberatore, ancora Liberatore, prova a servire Veneziale con palla che finisce fuori. 1-1 c'è stato così il pari della formazione marsicana. Pre Veneziale, Veneziale lo scambio per
Ginnetti con questa conclusione che segue questa conclusione insidiosa. Adesso è Ginnetti, ancora Ginnetti, prova questo tiro con palla che finisce in out. Tutto questo quando siamo al sesto minuto. Ginnetti ancora, prova a servire Veneziale, e ora c'è il recupero del Sulmona con Ginnetti, l'appoggio per Ruscitti, la conclusione, nuovo vantaggio del Sulmona con la rete di Ruscitti per il 2-1 al settimo minuto. Alessandro Ruscitti, 2-1 adesso da reclamare qualcosa all'Atletico Celano con il direttore di gara Giulio Antoniani di Pescara. E intanto c'è anche l'ammonizione per Taccone, che sarebbe l'allenatore dell'Atletico Celano, dunque cartellino giallo all'ottavo minuto di questa ripresa. Celano reclamava probabilmente un fallo, comunque azione che sicuramente vorranno rivedere. Comunque sta di fatto che il Sulmona ha raddoppiato, 2-1. Adesso è l'Atletico Celano, attenzione però, a terra un giocatore dell'Atletico Celano, c'è stato così questo fallo. Tutto questo quando siamo all'ottavo minuto. E quindi c'è questa battuta da parte dell'Atletico Celano. Tre giocatori, ne rimangono due nei pressi del pallone. Contestabile! Poi prova a correggere sotto porta di Summo. Pallone che è finito fuori. Punizione dunque seguita dal Celano quando siamo al nono. Il Sulmona a fatica sta conducendo per 2-1. Riparte così la formazione biancorossa, adesso è Ginnetti, ora è Ruscitti, lo scambio tra i due. Veneziale, ancora Veneziale, attenzione, Veneziale prova questa conclusione, pallone che è stato deviato. E così c'è calcio d'angolo eseguito prontamente, l'appoggio per Ruscitti da questi a Veneziale, si gira Morgante, riesce a parare. Però il Celano con contestabile, il recupero del Sulmona. Liberatore, Veneziale, Ruscitti, Ginnetti, Ruscitti. Ancora il Sulmona, il tocco per Veneziale, Veneziale attenzione, prova questa iniziativa, prova questa conclusione con pallone che finisce fuori. Adesso il Celano a manovrare a palla, suggerimento per Rondoni, Rondoni, il recupero del Sulmona. Ginnetti, Ginnetti, attenzione, prova questo tiro con pallone che finisce fuori. E ora il pallone finisce all'indirizzo dell'estremo difensore Silvestri. Lo scambio con Ginnetti da questi a Veneziale, poi Ginnetti. Avanza la formazione sulmonese, ora c'è il recupero del Celano, poi è Liberatore, anticipa il giocatore del Celano, poi in due tempi conquista Morgante.
C'era stato il tentativo di Ginnetti di prevalere rispetto a Morgante, ora pallone che è finito fuori. Ricordiamo il punteggio sul Mona Futsal 2, Atletico Celano 1. In questo secondo tempo c'era stato il pareggio del Celano con Di Summo e poi il nuovo vantaggio del Sulmona grazie al gol di Alessandro Ruscitti, che è in possesso di palla in questo momento. Veneziale, Petrella, ancora Petrella, attenzione il tocco per il liberatore, poi ne ha la meglio il giocatore del Celano che avanza in questo momento. Si tratta di Rondoni, che è stato alle prese con due giocatori del Sulmona. Pallone che è finito fuori e quindi c'è questa battuta dall'angolo eseguita dal Celano. Ora c'è la conclusione con pallone deviato da Liberatore. E così rimessa in gioco per l'Atletico Celano quando siamo al 13° minuto nel corso di questo secondo tempo. Attenzione, c'è poi il recupero del Sulmona, l'appoggio per Ruscitti, Ruscitti si fa sfuggire il pallone, fischia il direttore di gara, è stato commesso l'intervento falloso, secondo fallo di questo secondo tempo per il Sulmona Futsal. Avanza ora la formazione marsicana con Scafati, Di Summo e poi c'è l'ottimo recupero da parte di Liberatore, si libera di un avversario, poi Liberatore viene fermato da Scafati e ora il Celano, Pompili, il suggerimento per De Turris, in avanti per Pompili al controllo, su di lui c'è Veneziale, attenzione poi fischia il direttore di gara, ho messo il secondo fallo da parte del Celano e con la ripartenza del Sulmona con Veneziale. Lo scambio con Ruscitti, da questi a Caputo, Petrella, Ruscitti, Petrella, palla che finisce fuori, reclama il fallo Petrella. Intanto adesso qualche discussione con il Sulmona Futsal che batte questo corner. Ora Veneziale, Veneziale, attenzione Morgante, palla ancora in gioco, e poi attenzione Ruscitti, pallone che finisce di poco in out. Pompili, su di lui Veneziale, palla che finisce fuori, fischia il direttore di gara e intanto va ad ammonire Veneziale e Scafati. Quando siamo al 15° del secondo tempo, batti becco tra loro due, ammoniti entrambi. Intanto adesso l'arbitro fa ripartire con questa palla a due. Petrella, Veneziale, Petrella,
Palla in out, rimessa in gioco, eseguita dall'Atletico Celano. Il suggerimento per Pompili. Ancora Pompili prova questa conclusione, Pompili con pallone che finisce fuori. ...2-1 il punteggio per il Sulmona Futsal, ma fino adesso è stato un vantaggio a fatica per la formazione di Benjamin Fonte, che sta attuando una prestazione un po' sotto le aspettative, bisogna dire, in questa partita. Adesso per Ruscitti, intanto è stato assegnato questo calcio di punizione. Intanto discute Caputo con il direttore di gara. E ha detto al direttore di gara: ma se mi ha dato il calcio lui, l'arbitro Giulio Antoniani di Pescara, visto così. Adesso è il Sulmona con Veneziale, attenzione, poi è Ruscitti. Pallone ribattuto da Ruscitti, è finito in out. Riparte così la manovra del Celano, poi Silvestri, Petrella. Veneziale, attenzione, pallone davanti, poi palla che finisce fuori. E quindi si riprende con questa rimessa in gioco che va ad eseguire Petrella, lo scambio con Ruscitti. Da Caputo a Petrella, ecco Caputo, attenzione, viene attaccato da Del Vecchio. Del Vecchio ne ha avuto la meglio, ora è Caputo e poi c'è il fallo, cartellino giallo. Cartellino giallo per Del Vecchio, ammonito al 19° del secondo tempo. Adesso discussioni tra le due panchine. Veneziale in avanti per Petrella, l'uscita dell'estremo difensore Morgante con pallone che finisce in out. Pronta la rimessa in gioco il Sulmona con Petrella, attenzione, poi palla che è finita fuori. 2-1 il punteggio, sempre in vantaggio il Sulmona Futsal, ma di un solo gol, e questo evidenzia le difficoltà che sta presentando questa partita. Quando siamo ora al 20° minuto, 20° nel corso di questo secondo tempo, dunque ora il gioco si ferma per questo time out e poi si ripartirà per gli ultimi 10 minuti di questa partita difficile, più del previsto, per la formazione di Benjamin Fonte. In questo secondo tempo, al 5° minuto, c'era stato il pareggio dell'Atletico Celano con Di Summo, poi il nuovo vantaggio della formazione biancorossa con Alessandro Ruscitti. Veneziale e Ruscitti sono i due marcatori del match per quanto riguarda il Sulmona Futsal. Comunque adesso Benjamin Fonte sta parlando ai suoi ragazzi, sicuramente questa partita il Sulmona la vuole vincere, però tutto può succedere quando le prestazioni sono così come quella odierna.
Si riparte dunque dopo il time out. Il Celano adesso in possesso di palla, il suggerimento per Pompili da questi a Del Vecchio, ancora Del Vecchio, si libera di Ruscitti, Del Vecchio, pallone respinto da Petrella. Celano in possesso di palla con Pompili. Ancora attenzione, palla in avanti per Del Vecchio, palla che poi finisce fuori. E quindi si riprende con il Sulmona, adesso con Petrella. Ruscitti, Ruscitti, attenzione, lo scambio con Petrella, prova a lanciare Veneziale. E ora il Sulmona con Ruscitti, fallo, fallo, fallo su Ruscitti, cartellino giallo per Pompili, ammonito Pompili al 21esimo minuto del secondo tempo. E quindi calcio di punizione per la formazione biancorossa. È stato il quarto intervento falloso commesso dall'Atletico Celano. Calcio di punizione che batte Alessandro Ruscitti, lo scambio con Petrella, l'appoggio per Ruscitti da questi a Veneziale, ancora Veneziale, attenzione, finisce giù. Non è stato segnalato il fallo, rimesso il pallone in gioco dal Celano, pallone che viene mandato in avanti, attenzione Veneziale, Veneziale per il recupero del Sulmona, l'appoggio per Ruscitti da questi a Petrella, lo scambio con Ruscitti, poi è Veneziale. Caputo, Petrella, Veneziale, Petrella, Ruscitti, Veneziale, Ruscitti, attenzione, Caputo, Ruscitti, Veneziale, in avanti poi per Caputo, palla che è finita successivamente in out, attenzione, poi è Ruscitti, prova la conclusione, pallone ribattuto e c'è ora la ripartenza del Celano. Intervento poi, intervento falloso da parte di Petrella, ammonito Petrella, reclama Benjamin Fonte. C'è stato così il cartellino giallo al 23esimo minuto del secondo tempo. Calcio di punizione così per l'Atletico Celano. Calcio di punizione che si appresta a battere Di Summo, che è stato l'autore del pari al quinto di questo secondo tempo. Poi ripetiamo il nuovo vantaggio del Sulmona con Ruscitti. Ecco l'Atletico Celano in possesso di palla con Di Summo. Lo scambio con Scafati, pallone conquistato da Silvestri, Veneziale, Ruscitti, Petrella, Ruscitti, Caputo, Ruscitti, poi Caputo, ancora Caputo, attenzione, pallone che finisce a Silvestri, Caputo, Petrella, Ruscitti, ancora Ruscitti, il tocco per Veneziale, Caputo, ancora Caputo, pallone che viene mandato in out e quindi si riprende con questa rimessa in gioco da parte dell'Atletico Celano. Pompili, Di Summo attaccato da Petrella,
In Celano adesso con Del Vecchio. Scafati. Del Vecchio. Ora deve prestare la massima attenzione il Sulmona. Il Celano avanza. Pompili. Del Vecchio. Attenzione poi, prova la conclusione, numero 18 Del Vecchio. Pallone che finisce fuori. Caputo. Attenzione poi, è liberatore in avanti per Veneziale. Reclama il fallo veneziale. Adesso il Celano. Suggerimento per Pompili. Attenzione poi, contestabile, pallone che finisce in out. Riparte il Sulmona, diamo un'occhiata al tempo, siamo al 27esimo. Sulmona 2, Atletico Celano 1. Ci atterra Veneziale e il pallone è stato mandato in out. Problemi per Veneziale e quindi si aspetta un po' prima di riprendere il gioco. Si rialza in questo momento Veneziale. E quindi si può riprendere per questa parte finale, uscito Veneziale ed entrato liberatore. Si riprende con il Celano che restituisce palla al Sulmona. Si riprende così per queste battute conclusive del match. Il Sulmona ora deve prestare, ripetiamo, la massima attenzione. Il Sulmona che prima del pari del Celano aveva mancato incredibilmente l'occasione per raddoppiare con Caputo a porta vuota. Subito dopo c'era stato il pari del Celano, ma poi il nuovo vantaggio dei biancorossi. Adesso abbiamo assistito a questo tiro di Caputo parato da Morgante. Il Celano con contestabile. E c'è il recupero del Sulmona con Ruscitti. Ruscitti non è riuscito a servire degli esposti. Pallone che è finito in out. Adesso è liberatore poi. Ancora liberatore. Liberatore in avanti per Caputo. Pallone respinto da Morgante. Riparte così l'Atletico Celano. Finale di partita tiratissimo qui al Palazzetto dello Sport dell'Incoronata. Degli esposti aveva provato ad anticipare Di Summo, ora è Rondoni. Attenzione, il Celano con Rondoni, lo scambio con Del Vecchio. Del Vecchio l'apertura per contestabile, l'opposizione di Caputo, ancora contestabile, prova a muoversi, interviene poi Ruscitti, palla in angolo. Quando siamo negli ultimi secondi di questa partita vedremo poi il recupero. Intanto adesso riparte il Sulmona con Ruscitti, il palo sulla ribattuta, Caputo, palla fuori, e quando la palla non vuole entrare non entra. Al 30esimo dunque, palo di Ruscitti e poi palla che è terminata fuori sulla conclusione di Caputo. Adesso il Sulmona con il liberatore, parata di Morgante.
E ora c'è il Celano. Rondoni. Morgante. Palla che finisce fuori. La rimessa in gioco. E del Sulmona espulsione. Espulso per proteste Del Vecchio, che era stato già ammonito al 19° di questo secondo tempo. Al 31° arriva così l'espulsione. E dunque attimi tiratissimi in questo finale di partita tra Sulmona Futsal e Celano, con il Sulmona che è in avanti per 2-1. E adesso tra un po' il gioco riprenderà dopo questo time out chiesto proprio nelle battute conclusive. Vedremo se dopo questi dialoghi tra i due allenatori con le proprie squadre, vedremo chi avrà la strategia giusta per imporsi in questo finale, che vede comunque il Sulmona in vantaggio per 2-1. Adesso è Ginnetti, pallone che finisce fuori. Battuta dall'angolo, eseguita dai biancorossi, e in questo momento c'è il fischio finale di questa partita, 2-1. Vince il Sulmona per 2-1, ma quanta fatica in questa partita per la squadra di Benjamin Fonte. E adesso il saluto tra le due squadre. In campo c'è stato agonismo, ci sono state anche diverse discussioni, ma adesso la stretta di mano tra tutti i giocatori è quello che prevale. Vittoria importante per il Sulmona Futsal, che riprende così la strada del successo dopo lo scivolone di sabato scorso. Adesso per il Sulmona si tornerà nuovamente in campo martedì, mentre c'è qualche protesta da parte dell'Atletico Celano con il direttore di gara Giulio Antoniani di Pescara. Dicevamo, per quanto riguarda il Sulmona Futsal, martedì si tornerà di nuovo a giocare, perché la formazione di Benjamin Fonte qui al Palasport dell'Incoronata affronterà il Futsal Ripa per la gara di ritorno del secondo turno della Coppa Italia, e si partirà dal 6-4 dell'andata per i sulmonesi. Adesso assistiamo al saluto finale tra i giocatori e i sostenitori, e dunque dopo questo momento di festa, dopo questo momento festoso, chiuderemo il collegamento qui dal palazzetto dello sport di Sulmona. In festa il Sulmona Futsal per quest'altra vittoria importante, vittoria però sofferta, prestazione un po' sottotono, comunque è stato importante ottenere questi tre punti. Martedì ripetiamo di nuovo in campo alle 20:30 qui al palazzetto dell'Incoronata per Sulmona Futsal
Futsal Ripa per la Coppa Italia. È tutto e ci risentiremo appunto in occasione del match di Coppa Italia. Benjamin Fonte, vittoria importante, il Sulmona Futsal torna così al successo dopo lo scivolone all'ultimo secondo di sabato scorso, però quest'oggi a livello di prestazione qualcosa ha lasciato un po' a desiderare, è vero? Ma io non direi molto, è che secondo me la squadra un po' si è depressa quando ha visto che non ha segnato. Se ci fosse stata una squadra che doveva, cioè se c'era una squadra che doveva vincere, sicuramente eravamo noi, specie nel secondo tempo. Come al solito lasciamo troppo spazio agli altri nel primo e per poi nel secondo cambiare un po' la marcia. Oggi, a dire la verità, sono contentissimo sia dell'atteggiamento dei ragazzi sia del risultato, perché non era una partita facile, e sono contento anche di quello, di come abbiamo lavorato in settimana. È un lavoro lungo, è un lavoro che presuppone tempo. E quindi darà i suoi frutti, speriamo che li dia nel medio periodo sicuramente. Ecco, all'inizio del secondo tempo Caputo aveva mancato l'occasione del raddoppio, come si dice, gol mancato, gol subito, perché poi c'era stato il pareggio dell'Atletico Celano, subito dopo il nuovo vantaggio del Sulmona Corruscitti, questo a dimostrazione di una gara che è stata difficile più del previsto. La gara è stata difficile non per i contenuti tecnici, ma quanto più per non abbiamo il piglio che avevamo due o tre settimane fa, ma a livello fisico parlo, e soprattutto poi venivamo da una settimana con tanti infortunati. Liberatore rientra da un infortunio, Ginnetti gioca infortunato, Caputo rientra da un infortunio, Legli Esposti si è infortunato prima di cominciare la partita, Notar Andrea aveva un affaticamento alla gamba, oppure il portiere che gioca con una mano rotta ormai da tre partite. Il lavoro dunque per raggiungere la piena forma quanto tempo durerà secondo lei? Io spero già, il lavoro è tutti i giorni, già martedì ci aspetta una partita molto difficile. Sì. E speriamo che staremo meglio, di stare meglio fisicamente, e comunque sono estremamente contento della reazione, perché comunque non era facile. Dopo la partita persa la settimana scorsa, tornare a vincere non era una cosa così scontata. E quindi per questo sono contento. Ecco, Marte, volevo, se mi lasci un secondo, dedicare questa vittoria a Salvatore Barbara, il nostro massaggiatore, che è veramente il nostro gioiello e che purtroppo è ricoverato in ospedale, e la cosa ci rattrista moltissimo. Ciao Salvatore, e metticela tutta, noi ti aspettiamo, ovviamente a braccia aperte. Certo, speriamo sempre meglio. Ecco, martedì, lo ha già anticipato, martedì ci sarà questa gara alle 20:30 qui in casa contro il Futsal Ripa. Obiettivo anche la Coppa Italia? Noi giochiamo sempre per vincere. All'andata è stata una partita molto dura, loro sono una squadra molto, molto forte, però nel secondo tempo, anche lì, nel secondo tempo abbiamo dimostrato di essere migliori di loro. Il campo dirà, se noi faremo una prestazione migliore della loro vinceremo, altrimenti perderemo, ma comunque la Coppa Italia rimane un obiettivo della società. Questa è una società ambiziosa. È una società che fino ad adesso si è comportata in maniera egregia, ha degli obiettivi importanti e mi onoro di rappresentarli in campo. Con Roberto Caputo parliamo del ritorno al successo del Sulmona Futsal in questa gara contro l'Atletico Celano per 2-1. Caputo, però, prima di commentare in generale la partita, vogliamo parlare di quel mancato raddoppio all'inizio del secondo tempo. Che era successo a porta vuota? Purtroppo sono appena entrato da un infortunio, sono stato più di 15 giorni fermo, mi trovo fisicamente non molto bene. E quando ti manca la lucidità davanti alla porta può cadere di tutto, purtroppo, però va bene così, siamo riusciti a portare il risultato a casa, vorrà dire che mi trovo a rifare facendo dei gol pesanti da tre punti. Ecco, hai fatto volare dei grossi paroloni dagli spalti, poi c'è stato, dopo il pareggio del Celano, il nuovo vantaggio del Sulmona per questo 2-1
che lo possiamo commentare così al termine di una partita difficile più del previsto. Come mai? È stata una partita difficile perché purtroppo eravamo molti giocatori, anche un po' più rappresentativi, eravamo quasi tutti acciaccati, venivamo da parecchi infortuni, però ci abbiamo messo impegno, cuore, la voglia di vincere, di rimanere attaccati in testa e seguire il gruppo per rimanere avanti in campionato. Ci abbiamo messo quello che ci vuole di squadra per portare a casa il risultato. Ecco, era importante tornare al successo dopo lo scivolone di sabato scorso maturato proprio all'ultimo secondo. Lo sport è così, il calcio a 5 è così. Beh, se prendiamo un attimo la partita di Juventus-Manchester, a Montesilvano è stata più o meno la stessa identica cosa. Dove abbiamo creato... Ottimo paragone. Abbiamo creato tanto, forse siamo peccati un po' troppo, ecco. Creiamo tantissimo, però concretizziamo molto poco. Dobbiamo migliorare in questo, però cerchiamo di crescere partita dopo partita e cerchiamo sempre di portare a casa il risultato sempre di squadra. E adesso l'impegno, l'intensità aumenteranno perché martedì si tornerà nuovamente in campo per questa gara di Coppa Italia contro il Futsal Ripa. Obiettivo dunque anche la Coppa Italia dopo questo 6-4 dell'andata. Assolutamente, l'obiettivo è quello di arrivare a fare il Final Four perché è una bellissima competizione, assolutamente. E sì, cercare di portare a casa il risultato e qualificarci per la Final Four.